Buongiorno ragazzi e soprattutto buon anno. Oggi siamo tornati a pescare, seconda mattina che mi concedo circa 5 ore di pesca. Siamo già arrivati sullo spot, che inizia direttamente dalla spiaggia dove abbiamo la villa. Il sole è già alto nonostante siano le 6 della mattina, guardatelo qua alle mie spalle. Inizierò a battere tutto il reef che è qui a circa 200 metri dalla spiaggia. Ho già montato tutte e due le canne, la STC Monster e la 2060 grammi. Ho fatto una modifica sulla canna più leggera, che sarà sicuramente quella che utilizzerò di più. Ho montato un terminale in fluorocarbon dello 0,52, molto più lungo rispetto al solito. Questo perché l'altra volta il filo si è rotto direttamente sui coralli, ma non sul terminale, ma sulla treccia. Ovviamente la treccia in tensione, come tocca qualcosa, si spacca, quindi niente da fare. Direi di smetterla di parlare e iniziare questo nuovo anno direttamente in pesca sul reef delle Mauritius. Andiamo ragazzi. In ogni caso, pesce, pesce ragazzi, primo pesce della giornata, secondo lancio, piccolino ma un pesce, sarà una cerniotta sicuramente, infatti, ma soprattutto non so se si riesce a vedere, ai, è andato, aveva un granchio ragazzi comunque nella bocca. Cosa sto usando ragazzi? Sto usando lo stesso artificiale, il Blue Scode, un cerchettino senza paletta, che è esattamente lo stesso modello di quello che usavo l'altro giorno, che ovviamente ho perso sul pesce grosso, quindi vediamo. Vengono qua, guardateli, guardate, guarda, guarda, vengono a mordicchiare il costume. Pesce grosso ragazzi. Col cazzo che ti faccio intanare a sto giro. Oh, tutti i pesci del rischio mi stanno punzecchiando le caviglie, bastardi. Che pesce ho preso? Non lo vedo. Madonna raga. Eccolo che lo inizio a vederlo. Che miseria. No, non è vero. Anzi, forse sì, non lo so. Vieni. Madonna raga, che pescione! Porca miseria. Fanno delle fughe pazzesche. Dai, 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 dai. Non forziamolo troppo. Vieni su. Dai. Qui davanti a me è abbastanza. Eccolo. Dai che arriva. Dai che arriva. Eccolo. Che pesce, raga. Guardate. Questo è da foto. Devo arrivare fino alla riva per fargli una foto. Per forza. Sì! Sì! Raga, ho preso un pesce enorme. Guardate. Andiamo a fare la foto. Forza. Okay.
ragazzi, che pesce del reef spettacolare. Sta già cambiando colore, quindi non è un buon segno. Andiamo a liberarlo subito. Eccolo qua. Un vero combattente. Vai, bello. Guardatelo che se ne va. Un bel pesce che mi ha fatto divertire. Adesso torniamo in mezzo a vedere di prenderne altri. Pesce, ragazzi, grosso. Anche questo è bello grosso. Vieni, bello mio, vieni qua. No, non è grosso come l'altro, ma è un buon pesce. Olli, che ci sono i coralli. Vieni. Ok, qui un pochettino. Ah, è un pesce da codice a barre. Vieni qua, bello mio. Guarda, guarda, guarda come si infila verso... Vieni. Eccolo qua, ragazzi. Pesce dal codice a barre, come lo chiamiamo noi. Ehi, stai buono che ti libero, dai. Adesso vi faccio vedere perché lo chiamiamo dal codice a barre. Vedete? Questa macchia nera qua sembra un codice a barre. Questi ce ne sono tantissimi qua. Adesso lo liberiamo. Olè. Andato. Pesce, ragazzi. Porca miseria. Non andare nei coralli, non andare nei coralli. Porca troia. Ok, si è liberato. No. Eccolo, ok. È verso la superficie. Vieni, bello mio. Oh, cazzo! Spaccato di nuovo. Porca una merda. Fatto di tutto per tenerlo fuori. Vabbè, rifacciamo e ripartiamo. Pesce, ragazzi. Dai, cazzo, che palle. Si infilano tutti nel reef. Guarda, cioè, bestiale, è rimasta attaccata. Ma staccati. Eccola qua. Un'altra cernia colorata. Sto avendo un attimino di difficoltà a fare ciò che vorrei, perché sono nella zona di massima corrente e anche solo cambiare un'esca diventa una tragedia. Non sto avendo abboccate perché sto utilizzando le esche più piccole che ho, ma non sono per niente uguali a quelle che ho perso, ahimè. Ovviamente ne avevo solo due e
e quindi sto un po' perdendo la pazienza. Pesce ragazzi, aguglia, aguglia, ho preso un'aguglia ragazzi. No! Almeno abbiamo visto un pesce, dai. Devo rifare il filo. Ho rifatto subito il nodo velocemente, vi faccio vedere cosa sto usando. Un piccolo mullet di Live Target, paletta piatta. Questo non va a fondo, quindi si muove sul pelo dell'acqua e non dovrebbe in teoria ingarbugliarsi nei cazzo di coralli. A few minutes later. Oh cazzo. Oh. No! No! Ha spaccato di nuovo, figa. Che palle, cazzo. La situazione è diventata abbastanza critica, nel senso che ho usato 3 batterie della GoPro su 5, ma 3 di queste, che erano quelle di scorta, sono completamente annegate nell'acqua. Ho l'ultima batteria, che è questa qua con la quale sto registrando, che ha 24% di rimanente e quindi è un cazzo di bordello. Vabbè, succedono. Come vedete la situazione è veramente dura. Ci sono queste onde di marea, non so se si vedono, non so se dal video si capisce, che mi sbattono a destra e a sinistra e ovviamente stare in piedi sul reef è quasi impossibile e cado, e cadendo evidentemente il sacchetto, che doveva essere stagno, non è stagno, le batterie si sono bagnate. Direi che quindi a questo punto per la giornata di oggi la chiudiamo qui. Io continuerò a pescare, se riesco a registrare qualcosa registrerò ancora, altrimenti mi do ancora 2 giornate possibili di pesca, magari una sola. Cerco di salvare le batterie salvabili, quindi di conseguenza farò un'altra pescata. Rimanete con me, sarà una bella avventura. Abbiamo perso un po' di pesci grossi, non ho quasi neanche più le esche, però vabbè, ci proviamo. Continuiamo così, ragazzi. Pesce, ragazzi. Vieni su dal reef, brutto bastardo. Oh. Guarda questa alga del cazzo. Guardatelo. Giallo. Via col rilascio. Vai. Un altro pesce pinna gialla. Oh, che bello questo. Eccolo qua. Guardate. Spettacolo. Dorato. Cattivo, va che bocca. Lo liberiamo subito, facciamo una foto se riusciamo. Bene raga, allora pomeriggio di pesca. Faremo un 3-4 ore, 3 ore forse. Adesso vediamo. Voglio, i miei amici sono sulla spiaggia e vediamo se riusciamo a portargli un pesce da vedere. Pesce raga. Oh cazzo. Orca troia. Questo è grosso. Questo è grosso. Perché non vedo il filo? Dov'è? Eccolo, si è intanato. Partito. Partito di nuovo. I bastardi si intanano, ecco perché. No! Cazzo! Si è rotta la canna! Merda! Ce l'ho fatta! Cazzo di Buddha! Vieni qua! Sì!
Sì, raga, si è spaccata la canna, ma ce l'ho fatta, l'ho preso. Adesso lo porto a riva, foto, lo liberiamo. Buongiorno ragazzi, oggi ultima pescata della nostra vacanza alle Mauritius. Sono le 6 del mattino, mi sto dirigendo alla spiaggia dal quale partirò pescando sul reef. Raga, ho visto una cosa clamorosa. Una guglia è uscita dall'acqua saltando. Vediamo se è rimasta in zona. Pesce, raga. Bastardo, vieni su. Cazzo, sei ingarbugliato. Venuto. Oh, che bella. Eccola qua, raga. Allora ragazzi, situazione delle 9:20. Ho preso solo qualche cernia, la più bella quella nera e blu che avete visto. Al momento non si vede nulla. Sto camminando verso casa mia che è là in fondo, ma ahimè c'è l'acqua alta e di conseguenza faccio fatica. Pesce, raga! Grosso! Grosso! Sulla Monster! Sì, cazzo! Non si deve intanare. Mi sembra un pesce grosso. Sì, un bluefin! Yeah! Sì, cazzo! Sulla Monster, raga! Eccolo! Sì! Sì! A fine della vacanza! Eccolo! Yeah, buddy! Woohoo! Eccolo, ragazzi! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! STC Monster, Dive Frame 6000 e Bluefin. A fine della vacanza, ragazzi. Guardate che spettacolo di pesce. Vai, bello. Pesce, raga. Aguglia. Aguglia. Aguglia o pesce trombetta? No, pesce trombetta, raga! Che spettacolo! Poverino! Questo mi spiace, però. Guardate, che bellissimo! Guardate che roba! Stai buono. Madonna, mi fa quasi paura. Spettacolare! Eccolo, andato. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine. Sono praticamente le 11 passate. Io devo rientrare, devo finire la valigia, chiudere tutto.
È stata un'esperienza spettacolare. Devo ringraziare tutti i miei amici, la mia morosa, che mi hanno permesso di fare questo, nonostante non fossi qui per pescare. Io vi ringrazio voi perché continuate a seguirmi e supportate il canale. Per chi non si è ancora iscritto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un bel like a questo video. Se avete bisogno di qualche informazione, scrivetemi nei commenti, scrivetemi su Instagram. Noi, come sempre, ci vediamo alla prossima avventura. Bella ragazzi, buona giornata.